Se trovate qualcuno che dice è così e basta, dovete un po' preoccuparvi. Se parto dal presupposto che gli altri sono dei coglioni, io sono il più bravo, non mi miglioro mai. Quindi... Tanti talenti senza carriere, ma ho visto anche tante carriere senza talento. Perché se è tecnica bisogna vedere dove hanno sbagliato, scomporre il gesto, correggerli e fargli vedere il gesto giusto, quindi non è semplice. È quello che continuiamo, come ha detto Galli, parliamo, ma poi dopo ci concentriamo sulla tattica e non più su quello che è sta roba qua, calciare, ci sono mille tipi di calcio e noi non ne insegniamo neanche uno. Io ho una scuola calcio e la scuola calcio faccio tutti uno contro uno e voglio che i miei bambini facciano tutti dribbling. Si scarica quando si è con le spalle alla porta, ma quando si ha la possibilità bisogna andare a attaccare l'avversario. Uno contro uno. Perdi la palla, non mi interessa, riprova. Se non c'hai qualità non vieni fuori da nessun pressing. Se non hai qualità non hai la possibilità di giocare veloce. Giocare veloce, a mio modo di vedere, non vuol dire correre. Perché sennò allora vado a prendermi degli atleti che fanno i 100 metri. Giocare veloce vuol dire stop e gioco. Ricevo e gioco. E bene, tra parentesi. Però si recupera sotto pressione e dobbiamo sottolineare subito, via, usciamo dalla pressione, cerchiamo l'uomo che non è sotto pressione, perché così si rischia e poi si prende gol. Non posso mai troppo giocare sulla linea d'anticipo. Cioè devo stare su una situazione che partito il passaggio posso anche rischiare, ma partito il passaggio. Si lavora per schemi, per ripetitività, perché i giocatori hanno bisogno di riconoscere a una condizione che poi lo schema non diventi una prigione. Non deve essere una cosa in cui il giocatore si ingabbia. Deve essere la condizione per poi andare a sviluppare e quindi lasciare libertà anche nello schema l'individualità. Se tu attacchi in 5, secondo voi quanti si difendono? Minimo in 6. Quindi che significa? Che facendo una difesa preventiva alta, a uomo, e fare anche l'uno contro uno, loro non escono mai. Io comando sempre l'azione. Esterno, con un tempo in più, 2 contro 1 esterno, è occasione da gol. Abbiamo fatto anche qualche gol, perché vi ho fatto solo vedere quello che non abbiamo fatto. No. Il mestiere nostro, noi siamo copiamo. Io ho copiato qualche allenatore, qualche idea, qualche cosa che mi hanno insegnato i miei allenatori. Poi ci metti il tuo, perché è normale, l'estro, la cosa, la fantasia, il coraggio. Un'altra cosa è il coraggio. Se non avete coraggio, lasciate perdere. Noi dobbiamo avere invece una certezza, la certezza del dubbio. Tenete aperti i cancelli per tutti, non chiudete i cancelli. Perché la cultura passa attraverso l'apertura, non attraverso la chiusura.